sospetto di male l'immoralità l'immoralità è diffusa in tutti perché Satana deve mettere le sue, vuole mettere le sue mani vuole opprimere vuole distruggere Dice, ma una luce ci ha dato. Dice, questa è la bella notizia, una buona notizia. Ci ha dato una luce che vince ogni oscurità, che vince le tenebre. Amen. Ci ha dato questa luce. Grazie. È venuto su questa terra. Signore, tu ci hai dato, tu hai dato loro una grande gioia, li hai fatti felici. Guarda. La luce trasforma. vedi L'invito è. Eh, fate questa, questa esperienza con Dio, fate un'esperienza con Dio, un'esperienza di comunione con il Suo Spirito. Certamente alla presenza Sua, ora che noi siamo riuniti a dare un culto, e dove quando noi ci riuniamo a dare un culto alla sua persona, Egli è presente e si manifesta. Amen. Egli è presente ed è qua per manifestarsi ad ognuno, Amen. a rispondere a tutte le domande, le perplessità di ognuno. Egli è qua, se tu hai domande, perplessità nella tua vita, Egli ti darà risposta questa mattina dentro di te. Ti darà risposta, ti consolerà, ti difenderà. Uno degli aspetti dello Spirito Santo, il paracleto, lo Spirito di Dio che è dato. Una delle caratteristiche dello Spirito di Dio è quello di difenderci, un difensore. In alcune traduzioni è consolatore, ma è una parte. Non c'è una parola che possa esprimere tutto quello che è lo Spirito Santo, ma una di quelle traduzioni dice difensore nelle varie traduzioni io mi leggo tutte le traduzioni italiane per quello che so leggere e tutte quelle inglese. le altre non le... avrei voluto conoscere il greco l'aramaico farò un corso ma io cerco di capire il cuore di Dio lo spirito di Dio e dice una delle traduzioni dice ci ha dato un difensore uno che ci difende poi in Luca dice, c'è nato un liberatore, c'è nato uno che ci libera dalle potere, dalle, dal potere delle tenebre. Lode Gesù Cristo. Fai questo, questo incontro questa mattina, incontrati. Questa mattina, è come siamo venuti alla presenza di Dio. Non tornartene a casa arido, arida. Prende. Mi ricordo, no? È come quando uno va alle fiere. Siete mai andati a una fiera? Così, almeno so se di quello che sto dicendo come esempio se calza. Alle fiere. Uno va per incontrare, no? Nelle varie tipi di fiere va per, per fare degli incontri innovativi, esperienziali, eccetera, eccetera, eccetera. Novità. Qua siamo ancora di più, no? Noi siamo venuti alla sua presenza. A incontrare il Signore. Amen prendere una fiera magari internazionale ci facciamo viaggi che durano giorni lunghi, viaggi lunghi e noi abbiamo fatto pure questa mattina un viaggetto, ognuno di noi si è dovuto alzare da casa, dalle proprie comodità, dal proprio ambiente come dire caloroso, e... ha lasciato quello che andare a incontrare il Signore. Io lo vedo così. E nella gioia di incontrare i fratelli, perché chi vive questo rapporto con Dio ha la gioia di vedere i fratelli. Ah, gioia. Ah, ti posso assicurare che ha gioia, è vero? È lo Spirito di Dio. È la comunione col Padre che diventa comunione col figlio, con i figli. Cioè comunione col padre, c'è cioè comunione con i figli. Comunione col figlio. Perché in voi che c'è il figlio, tu sai che il figlio di Dio abita in ognuno di noi che crede. Quindi se sei in comunione col padre, hai comunione col figlio. grazie Lode a Gesù Cristo. E questo non lo puoi trovare, tra parentesi, su Sky su Mediaset, dico questo, su Google, sullo smartphone, sul PC, non lo puoi trovare. Questi giorni io ho visto che in, ieri sera c'era una trasmissione contro, io eri, ieri parlavo a tavola eh, della ludopatia, no? che è una malattia riconosciuta. È una malattia riconosciuta. La una malattia psicologica. Lode Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo. Mi manca Antonio, c'è? Ah, va bene. Ok, ok. Io... Mi preoccupo. Lode Gesù. Alleluia, Spirito Santo. E quindi la comunione col Padre, la comunione col Padre ti mette in comunione col figlio. E quindi con coloro che hanno il figlio dentro, il figlio di Dio. Perché in ognuno di noi c'è il figlio di Dio il fratello di Gesù. Noi siamo fratelli di Gesù perché dentro di noi c'è la natura di Dio. Lode a Gesù Cristo. E questa è natura cresce man mano che noi, come dire, cresce il nostro rapporto comunionale con Dio. Io dico che noi dobbiamo cercare questa comunione col Padre perché se hai la comunione col Padre hai la comunione col Figlio giusto? gloria a Gesù Cristo vogliamo ricercarla questa mattina ora, in questo momento cioè facciamola così ci resta poi anche come farla a casa vogliamo stare qualche momento chiudiamo gli occhi e cerchiamo la comunione col Padre con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Signore Padre, io ti riconosco questa mattina. Riconosco la presenza del tuo spirito. Grazie per padre che tu ce lo hai donato, Signore. Grazie per il tuo dono, Signore, il dono dal cielo, Signore. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Ti ringrazio, Padre, che tu mi hai amato per prima e mi ami ancora oggi. Grazie perché ci ami. Non guardi al nostro peccato e sei pronto a perdonare tutti i peccati che noi ti presentiamo. Lode a Gesù Cristo. E questa mattina vogliamo presentare a te, Signore, tutti i nostri peccati, tutti i nostri sbagli. Non vogliamo lasciare niente dentro di noi, perché sappiamo che quello che noi lasciamo poi produrrà il male. È male per noi, Signore. E questa mattina vogliamo presentare a te, Signore, tutti i nostri peccati, chiedendoti il perdono, Signore. Il perdono a te e a coloro con cui abbiamo peccato. Quindi fratelli. Magari ora c'è il culto, si dovrebbe fare prima, ma dopo il culto, se avete un problema con qualcuno andate, chiaritelo, chiaritelo. Se il fratello non vuole chiarire, ok, ma tu fallo, chiarisciti. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo ricercare la comunione con te Padre, aiutaci. A fortificare questo rapporto con Te, che ci alimenta nel rapporto, Signore. Terreno, ci fortifica, liberaci, Signore, da ogni pensiero maligno, da ogni pensiero del male, da ogni sospetto del male, da ogni gelosia, da ogni invidia. Liberaci, Signore dalla contaminazione carnale. Alleluia, alleluia. E il Signore è intervenuto anche in questo, nella, nella contaminazione quella carnale, quella del peccato, quella del, dell'adulterio. Dice, ognuno dice rimanga nella posizione in cui è, ma... Se ha problemi di incontinenza si sposi. Dio vuole mettere ordine. Non vuole che uno sta nel disordine, nel peccato, nella maledizione. Lode Gesù Cristo. Dio vuole mettere tutto nel giusto ordine davanti a Lui per vivere la vita, non nella... La persona che non sapeva chi eravamo in questi giorni mi ha chiesto nei giorni scorsi ma chi siete? che fate? Ma sposate? certo <ride> poi la domanda c'è il sesso fra i fidanzati io, se qualcuno ha un problema si spose ma è giovane, sposano i giovani i miei genitori sono sposati giovani. Si sposano i giovani, fanno figlio, così siamo, diventiamo nonni. <ride> che problema c'è? Ah, dice no, eh, in effetti. Eh. E dove è scritto che uno ci vuole il posto statale? E ci vuole il posto statale. Per il posto statale io non sarei nato, no? Io, mia sorella, no? Per dire per eh, la casa no non sarei nato neanche per la casa dico qualcuno oggi post, casa no lode Gesù Cristo con questo e poi dice l'Apostolo Paolo dice però se volete vivere da soli senza sposarvi fate eh. meglio io <ride> non mi prendete <ride> Io prego con voi nelle preghiere sante e giuste, eh, sono con voi. Mi trovate con voi, quindi quello che il vostro cuore desidera di bene, io sono con voi. Del male, no? L'odio è Gesù Cristo. Ma Dio vuole intervenire in ognuno nel mettere pace e vita, vita. e ha portato la cultura dal cielo ecco, io voglio vedere in questi passi Signore tu hai dato loro una grande gioia e li hai fatti felici perché il rapporto con Lui cambia cambia totalmente la nostra vita e tutti coloro che hanno il minimo del rapporto con Dio il minimo, minimo non c'è bisogno il minimo credere che gli è il Signore e che è il remuneratore: sai che cosa viene? Ha dato una grande gioia, li hai fatti felici. Ah. Ah. Ti fa felice, ti dà gioia. Ora, quando uno sta male, no? non è felice, e perché? E' questo il rapporto che va sanato. Va sanato questo rapporto con Dio. E lui è il remuneratore. Certo, se ti aspetti che il pastore è il remuneratore, sei rovinato. Perché io come Paolo, come Pietro e Giovanni, ore e argento io non ho. <ride> Dice, remuneratore, il Signore è il nostro remuneratore? Come si chiama? Gesù Cristo è Amen. E anche il mio è il tuo. Amen. Gesù Cristo. Amen. Puoi dire che Gesù Cristo è, è... proprio dirlo, dirlo. Gesù Cristo è il mio remuneratore. Gesù Cristo è il mio remuneratore. Amen. Ti senti bene? Dici Mitsica. Meno male che se mi aspettavo dall'uomo ero rovinato. Poi gli uomini che hanno un rapporto più o meno forte fanno azioni più o meno altruistiche di Dio. Eh, capite? Sempre il rapporto con Dio. Il rapporto con Dio si traduce in fatti. Nei fatti. E quindi lode a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Li hai fatti felici. Cioè, proprio alla ricerca della felicità. Dice da dove viene la felicità qualcuno pensa eh, posto di lavoro, diploma, laurea, fidanzamento, oh, figli, nonni, non lo so. Tutto quello che è umano, no? Ahimè non troverai la felicità. Io ho conosciuto, ho letto, per quello che conosco e per quello che mi è stato trasmesso e che vedo dalle esperienze, non c'è la felicità nelle cose di questo mondo. È un benessere che si vive in maniera, come dire, eh, momentanea. Momenti, ma ciò che viene dal Signore è stabile e dura in eterno, cioè rimane in noi stabile. Che non dipende dall'uomo, dipende da Dio, e Dio non è mutevole di carattere. Eh, un giorno si alza con la mala, un giorno si alza col bene. Dice, come si, è alzato, come si è alzato Gesù oggi? Oggi col bene. Ma pure domani, eh? <ride> io ti profetizzo pure domani. Lui è sempre col bene. Ah, Signore il mio Dio! Un Dio meraviglioso, fratello, che meraviglia! E in comunione con Lui diventiamo più stabili. Non tipo meteo. Oggi. Pioggia, vento, <ride> col sole. Possiamo vivere dentro col sole sempre. L'ode a Gesù Cristo. Perché è venuto, perché Egli è luce, è venuto per vincere le tenebre, le oscurità, le forze dell'oscurità. Che tengono nelle tenebre il popolo. Egli è venuto per liberare il suo popolo. E noi siamo il suo popolo. Amen. Questa è la bella notizia. Gioiscono davanti a te, gioiscono poi, guarda, quelli che tu hai fatto felici, gioiscono, gioiscono. Davanti a te, come quando si mette il grano o si divide il bottino di guerra, gioiscono. Tu hai spezzato il gioco che gravava sulle loro spalle e li opprimeva, e il bastone dei loro oppressori li hai spezzati. Tu hai spezzato ciò che sulla nostra vita grava. Egli è venuto per spezzarlo. Se c'è qualche gioco, qualcosa che ti opprime. Noi questa mattina lo possiamo presentare al Signore perché Egli è venuto per spezzarlo. Hai un gioco? Hai delle oppressioni? C'è qualcosa che ti tormenta? Hai un tormento dentro? Chiediamo ai nostri. Perché il Signore è venuto qua per spezzare questi tormenti, spezzare il gioco, il bastone. Signore, questa mattina, Padre... Noi secondo la tua promessa, che sappiamo che la tua parola è eterna, ti voglio chiedere, Signore, per coloro che questa mattina ti vogliono chiedere, Signore, di spezzare ogni gioco e ogni bastone di oppressione, ogni tormento, Signore, ogni pensiero che tormenta, ogni sentimento che tormenta. Signore Padre, spezzalo. Questa mattina spezzalo nel nome di Gesù Cristo. Spezzalo nel nome di Gesù Cristo. Ora, è fatto. Nel nome di Gesù. Ora. 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 Nella tua vita. Nel nome di Gesù Cristo. E qua. Non è che lo fa domani. Ora. Grazie Credici. Perché è venuto per spezzare. Ta. L'Ode a Gesù Cristo. Dice, come hai distrutto l'esercito di Madian. C'era l'esercito nemico che era impossibile che venisse vinto umanamente. Era impossibile. Umanamente impossibile. Ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Ma le cose umane erano un fatto terreno, popolo nemico, era un fatto terreno, popolo nemico. Egli interviene anche sui fatti terreni, sui fatti nostri, quando noi lo invochiamo. Lode Gesù Cristo. I calzari dei soldati invasori. E tutte le loro vesti insanguinate saranno distrutte dal fuoco. È nato un bambino per noi, ci è stato dato un figlio, gli è stato messo sulle spalle il segno del potere regale: sarà chiamato consigliere sapiente, Dio forte, padre per sempre, principe della pace. Diventerà sempre più potente e assicurerà una pace continua. Governerà come successore di Davide e il suo potere si fonderà sul diritto e sulla giustizia per sempre. Così ha deciso il Signore dell'universo nel suo ardente amore e così sarà. È una sentenza, è una sentenza, c'è cioè una promessa che il Signore non verrà mai meno. Sai che le parole del Signore non... Verranno mai meno, mai Amen. tutto sarà compiuto Amen. e noi abbiamo visto che questo compimento è iniziato con Gesù. Ci è stato dato il Figlio, è nata una luce, abbiamo visto la sua stella ed è venuto in mezzo a noi, è sceso sulla terra, ha portato sulla terra e ha dato questa eredità, l'eredità di quello che egli ha portato l'ha lasciata a noi una parte l'ha lasciata a noi noi siamo eredi e coeredi eredi e coeredi di Cristo noi per quello che noi rappresentiamo siamo una parte siamo eredi di quel regno che gli ha portato dei doni che gli ha portato quindi noi ereditiamo la Nostra chiesa, che è progenie di Cristo, sta ereditando, ha una parte dell'eredità, l'ode Gesù Cristo. Vedi quale grande gioia, quale grande messaggio il Signore ha portato, eredi e coeredi. Fratelli, egli ci ha voluto arricchire. Perdonatemi che parlo di queste cose di ricchezza. Sembrerà che parlerò di cose, eh, come dire, futili, ma egli ci arricchite veramente e non ci arricchisce col denaro. Il vero arricchimento non è il denaro, non sono le cose di questo tempo, perché le cose di questo tempo durano un tempo. Durano per quanto dura... Eh, la volontà dell'uomo, ma la vera ricchezza è la vita che viene dal cielo. Amen. Sono i doni che vengono dal cielo Amen. e che noi dobbiamo riscoprire. Noi dobbiamo riscoprire i doni di Dio. Dobbiamo cominciare ad andare, come dire, a tirare fuori quelli che sono i doni del Signore, come i gioielli, no? Che sono chiusi nel cassetto, posati, dimenticati. Sono più di gioielli, più dell'oro e dell'argento. Dobbiamo andare a tirarli fuori, a fare sfoggio, pulirli, mettercele addosso, i doni di Dio e fare sfoggio dell'eredità che egli ci ha lasciato. Lodo a Gesù Cristo. Amen. Io dico Signore, grazie. Grazie. Signore, ci hai resi ricchi. Io mi rendo conto che sono ricco. Non lo sapevo, ora lo so. Siamo ricchi, fratello. Però nel mondo dico non la dire a nessuno. <ride> Siamo ricchi, ma annunziamolo. Anzi, facciamogli vedere le ricchezze che Dio ci ha dato. È dato da ognuno di noi, ci ha dato una dotazione, sai? Ognuno ha la sua dotazione personale dei doni di Dio. Vai a controllare. Vai a vedere. Magari sono, questi doni sono posati, cassette, sottocassette, armadi. Uno si mette altri vestiti. Niente. Mettiamoci i doni di Dio. Facciamone sfoggio. Che l'umanità aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Con i doni di Dio. Gloria a Gesù Cristo. A Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Chiudiamo i nostri occhi. Vogliamo assimilare questo messaggio, questa parola che il Signore ci ha mandato in ognuno, affinché possa portare frutto in noi, frutto in noi e frutto nel mondo attraverso di noi. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo, egli ci ha arricchiti, ci ha arricchiti, ci ha riempito di doni. Noi, Padre, ti ringraziamo per questi doni che tu Grazie. ci hai donato, Signore. Grazie. Ci rendiamo conto, Padre, che ci hai fatti partecipe della tua eredità, e ci rendiamo conto. Oggi possiamo dire che siamo eredi e coeredi di Cristo, Signore. Vogliamo prendere coscienza per riscoprire i doni che Tu ci hai dati ad ognuno, Padre. Io voglio scoprire tutti i doni che Tu mi hai dato. Voglio tirare fuori, Padre, il meglio di quello che Tu mi hai dato. E lo voglio indossare. Voglio indossare i tuoi gioielli, voglio indossare i tuoi doni, voglio vivere il mio rapporto con te in maniera più forte, più manifesta. Signore, grazie, fortificaci, liberaci nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Padre. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome Gesù. Gesù, tu sei. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Consigliere ammirabile. Dio potente. Alleluia, alleluia. Padre eterno principe della pace alleluia gloria a Gesù Cristo riempici padre riempici. Riempici. riempici 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 padre con il tuo spirito riempici riempici nel nome di Gesù Cristo nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. E chi sente può ringraziare il Signore. Gesù è qua. Egli è in mezzo a noi. Gesù è qua. Alleluia. Grazie Signore per questa parola, Signore. Grazie Signore perché